ripartiamo con una nuova puntata di Giri in Città. Ci fa piacere accogliervi nuovamente nei luoghi che poi raccontano un po' di alimentazione e di viaggi enogastronomici. Siamo nuovamente a Mercati di Città. Tra un po' andremo a conoscere un'altra azienda che è fiore all'occhiello di questo territorio e che racconta di una realtà legata ai forni, al pane di Puglia, in particolare con Monte Sant'Angelo. Non solo questo, parleremo anche di eventi, di cultura, ma il percorso è soprattutto enogastronomico. Dunque seguiteci. Oggi a Mercati di Città torniamo con un'altra novità. Come sempre accade, ci sono delle aziende che rappresentano il territorio. Quest'oggi a rappresentare il territorio c'è Donato per l'azienda Taronna, un forno che produce taralli, pane di ottima qualità. Chi può spiegarcelo meglio se non il signor Donato? Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i clienti e logicamente telespettatori di Teledown. Grazie per l'accoglienza. Noi siamo da tantissimi anni sul territorio. Monte Sant'Angelo è famosa per il suo pane tipico che è, praticamente noi lo facciamo da generazioni. Infatti Forno Taronna risulta una delle famiglie che si è tramandato di generazione in generazione. Dal 1604. Esatto, sì, da libri presi presso una parrocchia vicino alla Basilica di San Michele Arcangelo, che per giunta è il patrimonio mondiale dell'UNESCO, e quindi risulta 1604 Cola Taronna Fornaro 1604, quindi da quell'epoca lì ci siamo tramandati di padre in figlio. Quindi un'azienda a conduzione familiare, ci fa piacere raccontare questa realtà perché spesso capita, valorizzare il territorio, però se lo si fa ecco anche a conduzione familiare, noi ne siamo ancora più felici di poterlo raccontare perché significa che si conservano anche le tradizioni e i mestieri di una volta. Sì, no, conduzione familiare sì, perché è partita così, però con l'evoluzione dei mercati abbiamo dovuto assumere del personale qualificato. Infatti disponiamo sia di panificio, biscottificio, pasticceria, e noi trasportiamo il pane anche in tutta Italia, quindi adeguandovi anche alle nuove tecnologie, sì, innovazioni. Sì. Il nostro target principale è Foggia, diciamo così, ma abbiamo un mezzo che tre volte a settimana trasporta pane nel nord Italia. Benissimo, sappiamo insomma che Monte Sant'Angelo, lo dicevi anche tu prima, è patrimonio UNESCO. Patrimonio di Monte Sant'Angelo è senz'altro il pane, arriva un po' ovunque, anche oltre oceano. Oltre al pane e del buon olio con il quale stiamo bagnando anche il pane, vediamo dei taralli, è un'altra eccellenza questa. Sì, comunemente chiamati taralli, ma il loro vero nome sono scaldatelli, perché vengono prima scaldati, bolliti e poi infornati con olio extravergine d'oliva, fatti rigorosamente a mano e in aggiunta anche semi di finocchio, però con l'olio extravergine del nostro territorio, quindi proponiamo sempre il meglio della nostra terra. Ci sono anche le friselle, mi pare di vedere, insomma sono tanti i prodotti vari che si offrono, da forno soprattutto. Quanto riguarda invece le richieste da parte dei clienti, cos'è che a parte il pane viene richiesto oggi? Non so, ci sono delle scelte per i celiaci, per chi magari ha delle altre esigenze un po' più particolari, cosa richiede la gente? Sì, celiaci c'è molta richiesta, anche se ahimè purtroppo non la produciamo, perché il nostro pane ha delle caratteristiche particolari, quindi dobbiamo usare della farina e del lievito madre, quindi purtroppo non possiamo fare questa produzione per i celiaci. Comunque si può dire che il pane di Monte Sant'Angelo con il suo grano è comunque una grande eccellenza, solitamente non crea problemi, anzi viene apprezzato. E quali saranno i prossimi progetti dell'azienda, ecco, in funzione dell'innovazione anche, no? Dell'adeguarsi anche al commercio che oggi è anche soprattutto online? Sì, sì, infatti noi abbiamo una vendita online per chi vuole acquistare il nostro pane, i nostri prodotti. Noi spediamo tranquillamente tramite internet, tramite i nostri corrieri di fiducia in tutta Italia. Però logicamente io consiglio sempre per chi può di acquistarlo presso il supermercato, la rivendita di sotto casa, Mercati di Città, per adoperarsi al meglio
per il territorio, diciamo così, ecco. Poi il pane di Monte Sant'Angelo è uno dei prodotti inseriti nell'Atlante dei prodotti tipici regionali del Parco Nazionale del Gargano, quindi una specialità nella specialità, diciamo, ecco, quindi è stato abbastanza valorizzato dal Parco Nazionale del Gargano. Cordialità, qualità e convenienza ed un trattamento particolare anche per i telespettatori di Teledauna, lo possiamo dire, di mercati di città e di Teledauna, signor Donato. Sì, sì, beh, certo, facendo così si lavora per il territorio. Noi non abbiamo niente da invidiare ad altre zone, ad altre città d'Italia. Foggia con i mercati di città e Monte Sant'Angelo con il suo pane, con la sua bellezza della Basilica di San Michele Arcangelo, quindi forniamo il tutto per chi vuole venire a passare un weekend a disposizione sul nostro territorio. Quale modo migliore per chiudere, ecco, questo incontro con il simpatico signor Donato? Con l'azienda Taronna, il forno Taronna che troveremo sia a Monte Sant'Angelo, qualche volta anche qui presente in mercati di città. Grazie ai nostri telespettatori, un saluto ed un augurio alla buona cucina da parte mia e del signor Donato. Arrivederci presso i mercati di città per acquistare il pane di Monte Sant'Angelo e i prodotti della nostra terra. Grazie. Accolto con grande partecipazione e con il pubblico delle grandi occasioni, l'evento ospitato da Luigi Giannatempo per mercati di città sabato e domenica scorsi e che a causa del maltempo è stato spostato presso la palestra Taralli. La manifestazione, che ha avuto il patrocinio del comune di Foggia, ha visto la presenza della più apprezzata ballerina del Novecento italiano, Carla Fracci, per un concorso nazionale di danza che ha avuto come obiettivo valorizzare e premiare i giovani talenti del Mezzogiorno e di Capitanata. La direzione artistica è stata affidata a Roberto Procaccini, Michele Sarcina e Vincenzo Granieri, con coordinatore tecnico Fabio Conticelli. Grande soddisfazione è stata espressa da Luigi Giannatempo per il successo dell'evento, che ha confermato ancora una volta il suo attaccamento al territorio. Il nostro obiettivo, dice Giannatempo, è continuare in questa direzione perché ritengo indispensabile ripartire dal territorio e dal suo volto migliore, non smarrendo mai le proprie radici. Che abbiamo visto tagliare così divinamente questo prosciutto è Antonio. Grande professionalità ma anche grande sapore. Di che prosciutto parliamo? Prosciutto crudo spagnolo. È una grande eccellenza questa. Il crudo spagnolo va mangiato a temperatura ambiente per assaporare tutti i sapori della carne. Diciamo che è un prosciutto che dà un grande sapore perché c'è anche una presenza di grasso, perché non è vero che il prosciutto va mangiato magro. È una grande eccellenza questa qui, un prosciutto che viene richiesto, che non è facile trovare anche sul territorio. Lo si trova solo nelle grandi gastronomie, quindi se uno vuole provare il prosciutto spagnolo lo può venire a trovare nella nostra gastronomia. E raramente si trova, però c'è una grande competenza anche nel consigliare i clienti. E a parte che il crudo spagnolo va tagliato a mano, perché il modo giusto per far degustare il prodotto, quindi ha bisogno di molta manualità nel tagliarlo. Anche per non far perdere il sapore, anche in questo? Perché tagliarlo con la macchina, con l'affettatrice, si surriscalda il prodotto, quindi tagliandolo a mano non va a perdere tutto il suo valore del prodotto. Prosciutto, grande eccellenza, ma anche formaggi, c'è tanto che offre mercati di città qui a Reparto Gastronomia. Sì, abbiamo un sacco di prodotti locali e con ottimi gusti, sì, ottime aziende, sì, soprattutto locali. Prosciutto viene richiesto, diciamo, non solo questo qui, il crudo, c'è anche il prosciutto cotto, che ci sono delle aziende locali che offrono, diciamo, in particolare un prosciutto come cotto locale, no, però abbiamo anche altri crudi locali tipo quello di Faito oppure la coppa di Faito. Quello più richiesto come crudo è il crudo di Parma, quello più richiesto perché è molto dolce, quindi la gente va soprattutto per la dolcezza. Mi pare di aver sentito una volta dello jamón, o mi sbaglio? Questo è un prosciutto anche spagnolo, sì, vero? Sì,
di spagnoli ce ne sono moltissimi e il nostro si classifica come il terzo prosciutto spagnolo, invece il Locamon come secondo classificato. Quindi siamo sul podio con l'oro del prosciutto in questo caso, che poi proveremo anche ad assaggiare. Diciamo che immagino, ecco, venga l'acquolina in bocca anche, lo diciamo ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo, guardando questo prodotto così d'eccellenza ma che offre davvero un grande sapore. A che cosa si può accostare il salume, per esempio, in questo caso, come prodotto di gastronomia? Per gustarlo meglio va bene con del pane caldo e dell'olio buono, olio extravergine. Soprattutto locale, anche perché abbiamo insomma l'olio extravergine delle nostre zone che è eccezionale, insomma. Quindi io per gustarlo almeno a temperatura ambiente, lasciarlo fuori dopo l'acquisto almeno un paio d'ore per gustarlo. E allora non ci resta che invitare i nostri telespettatori anche ad assaggiare questo prosciutto, che è un'eccellenza, che i mercati di città offrono già da tempo. Sì. Quanto tempo? Da 5-6 anni offrono questo prodotto. Va bene, allora non ci resta che invitarvi ad assaggiare quelli che sono i prodotti più gustosi, che sono poi eccellenze della Puglia, ma non solo. Qui arriva davvero una grande qualità, ma da tutto il mondo. Sì. Con Antonio e con Flora, qui a Mercati di Città, lo diciamo, vi aspettiamo? Sì, vi aspettiamo a farvi gustare i nostri prodotti. Con la tua grande competenza, perché qui c'è anche grande professionalità. Grazie.